Salve a tutti e bentornati. Oggi parleremo di una pellicola cinematografica, ma prima di iniziare vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, sicuramente mi farà piacere vedere che, diciamo, questi video vengono apprezzati in qualche modo e quindi il mio lavoro nel fare questi video è ben apprezzato da voi che li guardate. E passerei subito a mostrarvi la pellicola che è questa, che è la XX250, meglio nota come Double X. È una pellicola cinematografica perché è la Eastman Kodak 5222. E è una pellicola che viene usata per fare i film, quindi una pellicola cinematografica che viene ribobinata da rivenditori o anche da casa. E questa che ho acquistato io per intorno ai 10 euro, 9,90, una cosa del genere, è stata ribobinata dalla Line AG Plus, credo che sia una casa tedesca o qualcosa del genere. Fondamentalmente comprano le bobine, le tagliano e ne fanno pellicole da 36 cose. Molto semplice. E che cosa ha di speciale questa pellicola? Beh, non ha delle grosse qualità. Non so quanto dietro ci sia di marketing e quanto invece ci sia di realtà. Io l'ho provata. Le tabelle di sviluppo danno anche una serie di sviluppi provati, quindi una serie di cose. E sì, effettivamente mantiene quello che dice. Che cos'è quello che viene detto di questa pellicola e viene raccontato in internet o sui fogli esplicativi? Che è una pellicola estremamente definita e adatta un po' alle situazioni di scarsa luce, quindi anche molto contrastata, dei buoni contrasti, adatta a situazioni di buona luce e facile al tiraggio, quindi si può scattare da 200 ISO, 200-250, viene dichiarata a seconda delle condizioni di luce in cui viene utilizzata, fino a 1600 ISO. Io l'ho provata a 400 ISO e l'ho sviluppata col D76 in soluzione stock. Viene dichiarata lo sviluppo per 9 minuti, io l'ho dovuto fare per 8 perché la temperatura mi era salita a 21 gradi e quindi a 8 minuti ho interrotto lo sviluppo. Però si sviluppa in soluzione stock D76 9 minuti 20 gradi. E la caratteristica di questa pellicola è, come dicevamo, l'estrema definizione, perché poi viene anche detto che risolve molte linee per pollice quadrato, quindi una risoluzione della pellicola molto elevata. Come vedremo, l'ho messa poi anche a paragone con la 3X perché mi sembrava intanto la soluzione ideale, perché la 3X è una pellicola che conosco e che so come si comporta. Io questa differenza, ve lo dico subito, non l'ho notata. È una buona pellicola, estremamente incisa, questo sì, con i neri belli profondi, però che sia poi meglio della 3X, onestamente no, non mi sento di dirlo. E questa è una pellicola pancromatica che ha la superficie su cui è stesa l'emulsione è molto rigida, quindi credo che diciamo che il problema è che questa superficie è un po' particolare perché proprio per come è stesa l'emulsione sulla superficie, una superficie particolarmente rigida, tende un po' a piegarsi, a rotolarsi. E questo non è l'ideale né nella fase di scansione né nella fase di stampa sotto l'ingranditore, perché diciamo,
crea dei problemi fastidiosi, anelli di Newton e quant'altro. E quindi bisogna un po' spianarla e stare attenti a tenerla piana. Io le scansioni le ho fatte col Nikon Q-Scan 15, che è uno scanner per pellicola, con l'alimentatore automatico, in modo che mi ha tenuto piana direttamente la pellicola. Però capisco che potrebbe essere un problema, se la pellicola si muove molto, tenerla piana sotto una scansione, uno scanner piano. L'altra caratteristica è appunto che questa è una pellicola cinematografica, quindi, che è stata bobinata, quindi che succede? Che voi non avrete i riferimenti dei numeri dei frame e neanche del nome della pellicola, cioè la pellicola siamo abituati a vedere i numeri sulle foto scattate, ecco, in questa non li troverete. Peraltro, in questa che ho io, ma escludo che poi esistano altre bobinature che invece ce l'hanno, non ha neanche il codice di X, quindi dovrete impostarlo a mano. E la pellicola sì, è stata una discreta esperienza, non la sostituirei alla 3X, che continua ad essere per me la pellicola, una pellicola migliore anche di questa. E il costo sì, questo è decisamente un costo interessante, e soprattutto in virtù del fatto che la 3X ultimamente è aumentata molto, quindi, cioè, tutto sommato 9 euro, anzi 10 euro, 9,90, 10 euro per questo rullino è nella media delle altre pellicole. E tutto sommato è un prezzo interessante per la qualità della pellicola, perché questa nitidezza, questi neri, questi contrasti effettivamente si riscontrano, almeno per come l'ho scattata io, tutto sommato si riscontrano. Non è né meglio né peggio di altre pellicole, però non aspettatevi qualche cosa particolare o qualche caratteristica particolare. La grana, quella sì, è un po' particolare perché è molto fine, come dire, è un po' una grana strana. Poi la vediamo quando vi ingrandirò gli scatti, perché è una grana che non la percepisci subito, poi nell'ingrandimento la vedi, ma la vedi molto uniforme, quindi non ha particolari, diciamo, non è fastidiosa, ecco, mettiamola così, non è una grana fastidiosa. E queste sono le mie impressioni. Adesso andiamo a vederci gli scatti e parliamo con gli scatti davanti. Nella città dove vivo, Novara, questa è la chiesa di San Gaudenzio, un po' il simbolo della città. Ormai sono un habitué di questo posto per provare macchine fotografiche, lenti, obiettivi, pellicole, quindi scatto molto da queste parti. Una struttura architettonica molto imponente, alta, fatta dall'Antonelli nel seconda metà dell'Ottocento, lo stesso che poi fece a Torino la Mole Antonelliana. E detto queste brevi premesse storiche, diciamo che andiamo subito a vedere la pellicola, questa Double X o doppia X, che ho scattato, come vi ho detto, a 400 ISO, sviluppata in D76 in soluzione stock. Allora, la pellicola non è male e assolutamente il livello di incisione è molto buono, perché il microcontrasto fra le zone molto scure e quelle chiare si percepisce veramente molto, e quindi diciamo, questa percezione diciamo, di nitidezza, di incisione, è notevole. Si nota che è una pellicola cinematografica, probabilmente anche da questo dettaglio, non sono un esperto, però
Diciamo che è una di quelle pellicole che diciamo va, essendo cinematografica, gira a 24 frame per secondo, quindi deve anche rendere un senso di pulizia nella foto che si percepisce anche nelle foto fatte con la macchina fotografica. Per quanto riguarda il dosaggio delle alte luci, mi sono trovato un po' in difficoltà, forse mi sono affidato un po' troppo all'esposimetro della macchina fotografica e quindi ho avuto più delle sovraesposizioni, come ad esempio in questo caso, che forse ci stava anche un mezzo stop sotto, uno stop intero sotto. Però tutto sommato la pellicola risponde bene e la grana è una grana che c'è, però non è così imponente come si potrebbe immaginare. È una grana che tutto sommato è anche piacevole. Credo che anche sotto l'ingranditore sia pressoché assente, calcolando che alla fine questa pellicola l'ho tirata di circa uno stop, se vogliamo considerare questo, e ho fatto uno sviluppo poi non troppo contrastato, quindi è tutto sommato gradevole. E poi ecco questo, quando chiude le ombre le chiude in modo netto. Ecco, per esempio questo è uno scatto del campanile di fianco alla chiesa, il campanile Alfieri, fatto dall'Alfieri, credo il fratello di Vittorio Alfieri, il letterato, e molto precedente alla cupola della chiesa. E qui vediamo questi neri abbastanza importanti, questo contrasto che spicca proprio con il cielo bianco, leggermente nuvoloso, coperto del giorno che ho scattato. I dettagli rimangono pienamente leggibili su tutto il fotogramma e la pellicola non si può dire che è una brutta pellicola, a me tutto sommato piace e piace questo contrasto che c'è e questa incisione della pellicola che poi, diciamo, è quello che andiamo a verificare, al di là del fatto che la pellicola risolva molte linee per millimetro quadrato, queste questioni tecniche. Poi alla fine, quando uno scatta, ci interessano il giusto. Ho provato questo, che è uno scatto all'interno, che ho dovuto spuntinare anche molto, peraltro, proprio per andare a vedere come se le accavava in forte contrasto e forte sottoesposizione qui. I dettagli sulla cupola ci stanno e sono anche venuti abbastanza bene. L'esposizione non lo so, forse non sarà neanche questa correttissima, poi ero senza cavalletto, quindi tutto a mano libera. Però, tutto sommato, come dicevamo, i neri abbastanza chiusi di questa pellicola non mi dispiacciono. Questo è un altro scatto con una profondità di campo bassa e il dettaglio del lampione si vede fin il vetro, quindi notevole, insomma, buona pellicola da questo punto di vista. Rimpiango un po' forse non aver usato magari un filtro, forse un filtro giallo che magari smorzava un po' e magari poteva essere l'ideale. Non lo so se è una pellicola ideale per l'architettura, questo non ve lo so dire. Io l'ho usata proprio perché avevo letto che era una pellicola estremamente contrastata ed estremamente definita, l'ho usata per queste foto architettoniche. Mi sembra che non se l'è cavata male, tutto sommato, però poi vi farò vedere alcune foto fatte con la 3X,
Se andiamo a vedere i dettagli, ci sono, la grana c'è, anche i dettagli più fini si vedono, ma forse la Trix, sviluppata bene, potrebbe essere ancora superiore, non lo so. Prova che giudicherete voi, poi vi faccio vedere qualche foto fatta con la Trix. Questa è un'altra foto dal forte contrasto e la definizione della pellicola è veramente notevole. Queste sono appunto le foto. Adesso vi metto a paragone qualche foto con la Trix. Qui abbiamo questa che vediamo di qui è la foto che ho scattato con questa doppia X, mentre questa è la foto scattata con la Trix. I dettagli, come vediamo, ci sono e anche in questa, soltanto che la grana della Trix forse risulta più piacevole e in qualche modo mi dà anche l'impressione di una pellicola migliore. Poi la comparazione io la faccio sempre con la Trix perché è una pellicola che conosco bene e che è abbastanza comune. Quindi la comparazione la vado a fare sempre con la Trix in genere. Non è male questa pellicola cinematografica, però, dal punto di vista, in sé della pellicola, forse la Trix ha ancora una marcia in più, anche se forse, diciamo che, le ombre nella pellicola cinematografica, questa doppia X, risultano ancora più chiuse, quindi dei neri forse un po' più profondi. Sarà proprio la tendenza che è una pellicola cinematografica, mentre la Trix non è una pellicola cinematografica. Però fra le due la mia preferenza cade ancora sulla Trix, per quanto questa sia una buona pellicola come abbiamo potuto vedere. Tutto sommato mi sembra che la Trix legga un po' meglio le scene e sia un filino forse meno contrastata, però definita allo stesso modo se non anche meglio. E anche a livello di grana probabilmente la Trix ha ancora una marcia in più. Questa, insomma, è la mia idea su questa pellicola. Questa, appunto, è la Trix, che mi sembra molto pulita come immagine, molto definita. Questa l'ho scattata con una Contax terza A. Questa immagine, mentre le immagini che vi ho fatto vedere della Double X le ho scattate con una Canon, quindi, cioè, tutto sommato, alla fine no, le ottiche Canon non sono peggio delle ottiche di quanto possono essere le ottiche della Contax terza A. E non so, questo è il mio parere personale. Bene, questo era per le immagini e possiamo tirare le conclusioni su questa pellicola. Bene, abbiamo visto gli scatti di questa Double X o XX250, pellicola cinematografica della Eastman Kodak. Che dire, come avete visto, la pellicola è interessante. Forse, diciamo, sarebbe molto più interessante trovare una bobina
e bobinarla. Allora, in quel caso lì sì che sarebbe veramente interessante la pellicola, perché se ne avrebbe a disposizione una certa quantità, anche perché essendo legata molto a rivenditori o negozianti che la bobinano, potreste avere difficoltà a trovarla, oppure trovarla in un determinato periodo e non trovarla in un altro periodo. Quindi personalmente la userei, ma non ci farei un lavoro, un grande lavoro, ecco, a meno che poi di non comprarne veramente tanti rulli, allora vabbè, in quel caso lì non c'è problema. L'esperienza è stata positiva, tutto sommato. Non la sostituirei a una pellicola ben più nota, come ad esempio la 3X, come avete potuto vedere, però la pellicola mi è piaciuta. Per quanto riguarda gli sviluppi e le varie possibilità, beh, sono abbastanza varie, non sono infinite. Per esempio, non ho trovato nella lista degli sviluppi la possibilità di usare lo studionale, che è uno dei miei sviluppi, un altro dei miei sviluppi preferiti, mentre è presente per esempio il Rodinal. Quindi, diciamo, sono presenti la maggior parte degli sviluppi principali, ma non sono presenti tutti gli sviluppi. Poi chiaramente uno può fare le prove da solo, volendo usare un determinato sviluppo e decidersi, trovarsi da solo i tempi di sviluppo per quello sviluppo e quella pellicola. Questo sicuramente sì. D76, soluzione stock. Il contrasto mi sembra che è stato dominato, come avete visto, abbastanza bene. E direi che anche oggi per questa pellicola è tutto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!